un disco composto da 7 canzoni, 2 canzoni erano già uscite. Si chiama Exit. Abbiamo lavorato durante questo ultimo anno, più o meno un anno, forse un bel po' di mesi, sì, un anno. Io assieme ad altri autori e produttori. Insomma, si chiama Exit, siamo tutti quanti noi molto soddisfatti perché è la prova nero su bianca di una crescita, insomma, di una crescita personale. Da qualsiasi situazione in cui qualsiasi persona sia, a una situazione di migliore. Nel tuo caso, cosa vedi oltre quella porta della copertina, insomma? Vedo me molto più, passami il termine, tra virgolette, più pulito, molto più me stesso, molto più consapevole di quello che sto facendo e di quello che vorrò fare, con degli obiettivi in testa ben precisi e molto più concreto. L'ho proprio aperta, guarda, aperta però, non sfondata, l'ho aperta con calma. Sì, ho vissuto. Vabbè, sì, alla fine quello che racconto è quello che vivo, quello che vorrei vivere, in verità. Sicuramente non vorrei vivere un tradimento, quindi vuol dire che l'ho vissuto. È successo con amici, è successo nel lavoro. L'ultimo periodo più con amici. Evidentemente non erano amici. Con relazioni più interne rispetto all'amicizia. Ovviamente è una cosa che quando succede ti lascia il segno, ma ti rende sempre più consapevole di te stesso e quindi esci e capisci diverse cose. Nei pezzi viene raccontato soprattutto l'amore, anche il tradimento d'amore, no? E quindi diciamo che è la cosa più forte forse che ci possa essere, il tradimento in amore, credo. Te lo dico personalmente. E mi sono sfogato attraverso la musica. Credo che qualsiasi persona scriva le canzoni, la cosa che sta scrivendo sia già stata detta. Io ho questa consapevolezza. Poi dipende come la stai raccontando, dipende come la stai raccontando. Se la canti, cioè, anche se sei te stesso e racconti la cosa già detta, può non piacere lo stesso, cioè, perché dipende da un sacco di fattori. Sicuramente quello che ho detto all'interno dei pezzi, cioè, è già stato detto qualcosa, perché comunque l'amore è uno degli argomenti più diffusi all'interno delle canzoni. Poi dipende come lo racconti, con quale voce e chi sei e perché. Io penso che la risposta a tutte queste domande sia: sono io. Se qualcuno piace, bene, se qualcuno non piace, non fa niente. Guarda, c'è stata sempre nelle sessioni musicali una reference che è quella internazionale di Kid Laroi, Post Malone. Volevamo un po' originalizzare quello che invece potesse essere il cantautorato italiano in qualcosa di più internazionale, appunto come loro che ti ho appena detto. Sono stato fortunato a incontrare delle persone disposte a fare questo: Renzo Stone, Steve Tarta, Gigi Fazio, Starchild, che poi si sono dimostrate anche amiche. Ovviamente ci sono stati dei confronti, quindi anche con gli autori, con i produttori, ci siamo raccontati un sacco di cose. E ci siamo sostenuti tutti quanti a vicenda per poi far nascere questo disco. Ogni volta che incominciavo una canzone, io sono abituato a fare una cosa prima di una session. Devo spiegarti come sto, ok? Magari l'hai già sentita questa cosa, ma devo raccontarti, magari una settimana fa la mia ragazza mi ha tradito. Scriviamo un pezzo perché sto male. Scriviamo il tradimento di Wax. O magari ho incontrato
un clochard per strada mi ha raccontato la sua storia, racconto la storia di quella persona. Ogni volta che faccio musica penso costantemente a una cosa, ovvero le mie storie sono dei libri e spero che le persone li possano leggere, ok, le mie canzoni. Quindi spero che le persone si possano impersonificare nel personaggio di cui parlo, nella storia, qualsiasi altro tipo di... Quindi è importante chiedere all'inizio delle cose. È importante raccontarsi le cose, anche se si trasforma in una seduta la session psicologica. Più le palle di raccontare le cose, ecco, in questo periodo, te lo dico proprio così, alla francese. Ora mi esprimo di più, mettere più nero su bianco le cose. Se una persona può solo pensarla, ma non sa come fare a metterle. Ora posso dirti che ho raggiunto una consapevolezza diversa nello scrivere. Deve essere tutto collegato alla frase prima, insomma, tutto così, no? Deve essere vero. Non solo, non per forza il posto. Qualsiasi, puoi anche raccontare che tu sei sulla luna a nuotare nel Mar Nero. Non so cosa ho appena detto, ma basta che sia vera l'emozione che stai raccontando, capito? Ora di rimanere solo, perché so che nel caso in cui rimanessi solo riuscirei a incontrare subito un'altra persona. Così. Mi piace parlare con le persone. Ho paura di non essere me stesso. Questo sì, ho un sacco paura di quello. Con gli altri o nei tuoi confronti? Con gli altri e nei miei confronti. È la mia prima paura. Fingere di essere un'altra persona che non sono, anche nella musica, appunto in fallire si capisce questa cosa, nella canzone Fallire. Esattamente. In questa canzone dico proprio, o sono me stesso oppure non faccio niente. Ok? Preferisco fare altro. Chiede di non sentirsi a proprio agio in qualsiasi posto, anche al supermercato, anche... dentro una casa discografica, dentro una discoteca, dentro in una famiglia, posto sbagliato, al momento sbagliato, in qualsiasi ambiente tu sia, può capitare, no? Poi magari non è così. In verità quella canzone l'abbiamo scritta pensando a un dialogo con me e una prostituta. Io sono lì, sono il tuo cliente, sono semplicemente un cliente. Proviamo, pensa se ci fossimo invece conosciuti a Luna Park. Io non sapevo che tu facevi la prostituta, tu sapevi che io non fossi un cliente, capito? Sarebbe sicuramente molto più facile altri tipi di cose, sarebbero più facili. Spero di viaggiare un sacco, di viaggiare tantissimo, perché l'obiettivo della mia vita non è lavorare per niente proprio, spero di scoprire il più possibile nuove cose. Faccio musica per questo. Scoprire è la cosa più importante, e infatti exit, il sinonimo giusto sarebbe scoprire. E penso di sì, spero di sì. Vediamo. Capisco se le persone ci sono ancora oppure no, nel caso in cui continuo a far musica finché non ho raggiunto un pubblico più stabile.